Possiamo dire che si è chiuso l'anno giostresco 2015 in questa giornata con l'assegnazione dei riconoscimenti, si volta pagina anche dopo che sono stati scoperti i tabelloni, si spera senza polemiche. Si spera, io ho grande fiducia nella giuria, quindi penso che tutto sia in linea con i punteggi letti, quindi penso che non ci sia problemi, vedo tranquillità davanti ai cartelloni. Si è parlato ovviamente anche delle prossime edizioni della giostra, quella di giugno e quella di settembre, e soprattutto sono state ricordate questa mattina anche due figure importanti, quella di Massimo Benigni e Piero Comanducci, che hanno fatto tanto per Arezzo e per la giostra. Sicuramente sì, al di là che sono sempre stati due amici, io li ho sempre visti vicino alla città di Arezzo e alla giostra in particolare. Sicuramente hanno segnato pagine importanti per la promozione di Arezzo e delle sue realtà come la giostra, uno con il tratto della penna, l'altro con la fotocamera. Due amici che ricordo sempre con grande piacere e ne sentiamo la mancanza. Proprio il ricordo di Massimo verrà corsa, di Massimo Benigni verrà corsa la prova generale di giugno. La prova generale di giugno in memoria di Massimo e la prova generale di settembre in memoria di Piero Comanducci. Questo ci sembrava doveroso perché persone come loro, secondo me, meritano un ricordo e che non passino nel dimenticatoio. Per quanto riguarda invece le dediche alle Lance d'Oro e anche a una domanda relativa alla possibile, se ne è parlato, terza edizione della giostra, è qualcosa di possibile o meno? Ma il sogno c'è, le due lance sono state attribuite, se si riuscisse a organizzare anche la terza lancia, e la terza lancia avrebbe un senso qualora ci sia dietro veramente un'eccezionalità anche per la sua importanza, anche per la promozione Arezzo, sarebbe un bel sogno da realizzare, speriamo.